Ciao Glitters e bentornati sul canale. Oggi nuovo video trasformazione LOL. Ebbene sì, oggi trasformeremo questa piccola LOL falsa, perché ricordo che utilizziamo quelle false in La Sabri Gamer che ci avete suggerito in tantissimi. Come ben sapete seguiamo la vostra classifica, quindi continuate a suggerirci le trasformazioni nei commenti. Dunque mi sono informata un po' sui look della Sabri e sinceramente voglio provare a farla come in uno degli ultimi video che ho pubblicato, in cui praticamente faceva ginnastica artistica. Voglio farle appunto uno dei body che ha utilizzato nel video. Spero venga bene, quindi mettiamoci subito al lavoro. Allora, per prima cosa andrò a tagliare questi ciuffetti qui, perché disturbano la cosa. Devo ancora scegliere se la farò con i capelli legati proprio come nel video oppure con i capelli sciolti, non lo so, perché poi dovrei farle comunque il ciuffo davanti. Adesso vediamo, nel frattempo dobbiamo comunque tagliare questi pezzettini. Infatti ragazzi, facciamo così: quando suggerite i personaggi qui sotto nei commenti, magari suggerite anche gli outfit o la capigliatura. Esempio, quando ci suggerite Katy Perry, Lady Gaga, eccetera eccetera, suggeriteci anche da quale video dovremmo prendere ispirazione per l'outfit, così sono sicura di non sbagliare. Allora andiamo a tagliare questi ciuffi. Ecco cosa c'è nella testa di una LOL. Niente. Devo ricostruirle praticamente metà testa. Ok ragazzi, questo è più horror del solito. Ma niente panico, ora provvederemo subito a mettere della materia grigia. Quanto sono simpatica. E nella testa della nostra LOL. Allora, vabbè, io direi di riempirla proprio per bene tutta. Ok, bene, visto che adesso è tutta piena, possiamo passare a ricoprire tutto lo strato dei capelli. Allora, facciamo una bella sfoglia di pasta. Poi tagliamo una delle estremità. E vedete, la attacchiamo qui, facendola aderire molto molto bene sotto. Ok, adesso dobbiamo farle la coda di cavallo, quindi facciamo questo che al momento sembra una lumaca. Tipo, vedete? È una lumaca. Ok, va bene, la smetto. Dunque, la bagniamo per bene con l'acqua. Ecco, adesso è proprio una lumaca bavosa. Poi schiacciamo un pochino, così, e facciamo così con le stuzzicadenti. Voglio farle anche un piccolo ciuffo che le cade sugli occhi, perché purtroppo è stato difficile trovare una LOL fra quelle che avevo che si prestasse bene a diventare la Sabri, quindi insomma devo un po' adattarmi alla base che ho. E adesso il momento che tutti aspettiamo ad ogni trasformazione. Dipingiamo! I capelli della Sabri sono cambiati tanto durante questi mesi, però io quando penso a lei penso sempre al suo rosso arancio sfumato. Quindi utilizzo un magenta, giallo, e poi andrò a schiarire tutto col bianco. Non dimentichiamo come sempre la nostra colla vinilica, che ci serve per rendere più resistente e compatto il tutto. Ok, questo colore qui come base per le punte penso vada bene. Quindi iniziamo proprio dalle punte. Vediamo. Sì, ok. Tra l'altro è molto simile al colore che ha nel personaggino della sigla. Però non voglio farli tutti di questo colore, ve l'ho detto, voglio farli sfumati. Ok. Adesso andrò a fare il colore più scuro. Ecco
da qui mi piace tantissimo la sfumatura, guardate che bella. Adesso con lo stesso colore che ho utilizzato qui andrò a ricalcare le sopracciglia, perché lei appunto le sopracciglia le ha rossicce. Ok, poi senza cancellare niente andrò a farle anche gli occhi verdi, perché lei li ha di un verde bellissimo. Sinceramente ho lasciato apposta un po' di bordino blu perché mi piace così. Poi le stelline gliele voglio lasciare perché mi piacciono tantissimo. Ok, adesso andiamo a decorare il body e farò la base appunto con questo rosa super pastelloso. Tranquilli, sì, lo riempiremo di glitter. Poi col nero facciamo il pantaloncino, la parte sotto del nostro body, andremo a fare anche i decori. Sinceramente non voglio fare la seconda passata sul body perché tanto dopo ci farò cadere un mondo di glitter sopra, quindi va bene così, verranno comunque coperte quelle parti. Una volta completato il pantaloncino posso fare il decoro che ha sulla spalla. E adesso per rendere tutto il body super luccicante mettiamo la colla vinilica dappertutto, evitando le zone del decoro. E adesso la parte più bella del video. Ok, e adesso li prendiamo e li mettiamo sulla nostra Sabri. Devo togliermi un poco dal disegno. Guardate quanto luccica! Ah, l'adoro! Ma non è finita qui, perché le daremo un accessorio super speciale. Ed eccolo qui, il cerchietto! Ma ovviamente lei non ce l'ha così. Prima di tutto vediamo se dopo le modifiche che abbiamo fatto... Ok, adesso trasformiamolo nel suo cerchietto più amato, ovvero quello di Minnie. Le prese a Disneyland, se non mi sbaglio. Quindi trasformiamo anche il cerchietto. Dividiamo un pezzo di pasta in due parti uguali. Vabbè, niente, oggi cade tutto. Dicevo, poi facciamo una pallina. La schiacciamo, così prendiamo un po' d'acqua. Sembra che io abbia le mani insanguinate, ma è il colore dei capelli della nostra Sabri LOL. Vediamo se va bene. Sì, penso vada bene. Ok, procediamo col dipingere le orecchie. E visto che già nella pittura c'è una base di colla, passiamo subito ai glitter. Ovviamente li ho presi neri. Bellissimi. Guardate che carini. Anche qui ho diviso la pasta in due parti uguali. Poi vedete, faccio questa sorta di triangolo allungato. È una specie di onigiri. E poi faccio così. A questo punto aggiungiamo una piccola pallina proprio qui al centro. E adesso non ci resta che dipingerlo. Che bello, ora anch'io sono su Glitter! Insegnerò le LOL a fare ginnastica artistica e a giocare a The Sims! Bene, Glitter sulla nostra Sabri è finita. Eccola qui con anche il suo accessorio, il suo body brillantinato. Però vi faccio piacere il fatto che io abbia scelto di fare questa versione ginnasta, perché altrimenti non so, poi verrebbero tutti gli youtuber con felpa e jeans, quindi ho cercato di fare qualcosa che la rappresentasse ugualmente, però di un po' più particolare. Non so, fatemi sapere voi magari se avete suggerimenti per altri suoi accessori. E altrimenti
tal proposito, mi è venuta una piccola idea. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi interesserebbe una serie di creiamo accessori LOL come questo. Potremmo farli magari cerchiette a unicorno, potrei farvi vedere come creare delle borse, dei vestiti, quindi non so, fatemi sapere se l'idea vi piace qui sotto nei commenti. Non vedo l'ora di leggere i vostri pareri al riguardo. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e non perdete tutti gli altri video dedicati ai vostri giochi preferiti. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!